Bene, vediamo oggi la correzione della verifica di fisica sui vettori e le forze. C'erano 10 quesiti, 10 tra quesiti e esercizi. Cominciamo col primo. Il primo diceva: una grandezza fisica è una grandezza vettoriale se i vettori sono definiti da intensità, direzione e verso. Quindi o modulo, direzione e verso, quindi la risposta corretta era la B. Tutte le altre sono incomplete o sbagliate del tutto. Ok? Poi, dati due vettori A e B, considera il vettore somma SA più B. Quale delle seguenti relazioni è corretta? In generale, attenzione. Quando scrivo la lettera senza la freccia sopra, intendo l'intensità del vettore. Ok? Se S il vettore, fate conto che questo sia A e questo sia B. Ok? Il vettore somma, che possiamo rappresentare col metodo punta coda, che è questo, ha una lunghezza S, che è il modulo del vettore S, d'accordo? Che è sicuramente più piccolo della somma di A più B, perché questo non è altro che un triangolo, punto tenta coda, e in ogni triangolo ciascun lato è più piccolo della somma degli altri due, è uguale agli altri due solo se i due vettori sono allineati. Quindi qui la risposta corretta è la D. Non è solo minore, ma è minore o uguale, c'è anche la possibilità che sia uguale, basta che i due vettori siano allineati. Ok, in quel caso il vettore somma è uguale alla somma di altri due vettori al massimo, oppure è più grande della differenza che abbiamo visto la volta scorsa. Ok? La risposta corretta è la D perché è più completa, la B è quella in seconda scelta, tra virgolette, perché qui manca l'uguale, quindi questa qui è corretta in quasi tutti i casi, tranne quello in cui A e B sono allineati. Quella più completa è appunto la D. Ok? Dopodiché, considera un riferimento cartesiano XY, i seguenti vettori: A, queste componenti, 5 lungo l'asse orizzontale, 5x, il x con il cappuccio sopra il versore, e meno 2 in y, e B a componente meno 2, quella orizzontale, più 1 quella verticale. Quando non c'è il numero, vuol dire che è 1. Calcola il vettore somma. Se A è questo, fatemelo riscrivere, 5 lungo x è meno 2y, e B è, cos'era, meno 2x e più y, il vettore somma S non è altro che la somma delle due. Qui ho 5 meno 2x, e qui ho meno 2 più 1 y, quindi qui avrò 5 meno 2 che fa 3 e meno 2 più 1 che fa meno 1. Quindi la risposta corretta sarà 3x meno y, quindi la risposta A. Più attenzione, i segni algebricamente sono importanti. Ok? Se poi mi avessero chiesto anche qual è la lunghezza di questo vettore, bisognava fare la radice quadrata del quadrato di 3 più il quadrato di meno 1, ma questo non c'era. Tutto chiaro fin qua? Poi, numero 4. Un pallone viene lanciato verticalmente verso l'alto e raggiunge, partendo dal suolo, un'altezza di 12 metri. Poi discende per 7 metri e si ferma sui rami di un albero. Individua modulo, direzione e verso del vettore spostamento risultante. Quindi se qui ho il suolo, okay, il primo spostamento dal suolo è un vettore lungo 12 metri verso l'alto. Dopodiché scende, fatemelo disegnare in verde, di 7 metri verso il basso. Quindi il vettore risultante è un vettore che va dal suolo ai rami degli alberi e sarà un vettore che ha una lunghezza 12 meno 7,
cioè 5 metri. Vettore somma S ha una lunghezza di 5 metri. Perché? Perché i due vettori sono allineati. È diverso opposto. Questo 5 corrisponde a 12 meno 7. E va dal suolo verso l'alto. Ok, i vettori sono allineati. Scende verticalmente il pallone. Se non fossero stati allineati, bisognava dirlo. Ok? Domande? Esercizio numero 5. Questo qui lo copio e lo facciamo sotto perché c'è bisogno di più spazio. Lo facciamo qua in fondo. Fatemi aggiungere una pagina. Eccolo. Questo è il 5, giusto? Se non ricordo male. Ok. Dice, considera il grafico qui a fianco. Entrambi i vettori hanno lunghezza di 2 metri, quindi il vettore A è lungo 2 metri, il vettore B è lungo 2 metri. Solo che A ha un angolo alfa con l'asse delle X che è 60 gradi, mentre B ha un angolo beta che non è 45, perché 45 è nel verso negativo, quindi il beta sarà meno 45 gradi. Il verso positivo è quello antiorario. Cioè in qualche modo devo tener conto che B è sotto l'asse delle X. Non posso ignorare questo fatto. D'accordo? Oppure se misuro gli angoli solo in senso antiorario, cioè se misuro sempre a partire dall'asse delle X in senso antiorario, allora B ha un angolo che è questo. Quindi l'angolo B posso prenderlo come 360 meno 45. Faccio l'angolo giro e poi torno indietro di 45. Oppure ancora, se preferite dargli a 45 segno positivo, devo ricordarmi però che la componente X di B punta verso destra, quindi è positiva, ma la componente Y di B punta verso il basso, quindi devo metterci un segno meno. Invece se prendo l'angolo di meno 45, questa è la funzione coseno, lo sa già, è anche la funzione seno. Quindi questa è la cosa più semplice. Ok? Poi mi si chiede, calcola le componenti xy dei due vettori. Allora, qui bastava applicare direttamente la definizione. Qualunque vettore v io abbia, la componente x del vettore è la lunghezza del vettore V, che funge da ipotenusa, per il coseno che il vettore forma con l'asse delle X, la componente Y è V per il seno dello stesso angolo. Questo posso applicarlo ad A e a B. Quindi per A avrò AX che vale la lunghezza di A per il coseno di alfa. E la componente Y sarà la lunghezza di A per il seno di alfa. Quindi qui ho, vediamo se ci sto, A che è lungo 2 metri, per il coseno di, quant'era, 60 gradi, e AY è 2 metri per il seno di 60 gradi. Il coseno di 60 gradi è un mezzo, quindi questa vale un metro. Il seno di 60 gradi è radice di 3 fratto 2, quindi questo vale, 2 per, diviso 2 fa 1, quindi radice di 3 metri. E quindi 1,7 o qualcosa, così vediamo se riesco a recuperare. Volendo approssimarlo per forza, non era necessario, ma volendo si può anche calcolare approssimando. Ok, quindi la radice di 3 veniva 1,73 metri. Meglio dare qualche cifra significativa in più. Queste sono le componenti di A. Per B funziona in modo del tutto analogo.
Quindi ho bx che sarà la lunghezza di b per, scusate, il coseno di beta, e by sarà b per il seno di beta. Ora qui non mi serve cambiare segni a forza. Se beta è meno 45 gradi, la calcolatrice fa tutto il resto. B, quindi 2 metri per il coseno di meno 45 gradi, che vale radice di 2 fratto 2, quindi qui ho 2, 2, 2 si semplificano, radice di 2 metri, cioè 1,41 metri. E qui ho 2 metri per il seno di meno 45 gradi e qui ho meno radice di 2, quindi meno 1,41 metri. Perché? Perché la componente y di b, fatemela disegnare in, che ne so, rosso, punta verso il basso, quindi ha un verso negativo rispetto all'asse delle y che è verso l'alto. Di questo bisogna tener conto. Dopodiché siamo al vettore somma S, che è A più B, okay. Lo ottengo sommando le componenti x di A e di B e le componenti y di A e di B. Quindi fatemelo riscrivere. A è AX nel verso di x più AY nel verso di y, B la stessa cosa. E quindi se questi li sommo avrò un componente S che sarà AX più BX lungo l'asse delle X più AY più BY nel verso di Y. Quindi basta sostituire, qui abbiamo AX che era 1, BX che è radice di 3, poi AY era, non me lo ricordo più, radice di 2, no scusami, qui BX era radice di 2, non radice di 3, scusate, fatemi correggere. AY era radice di 3, meno radice di 2, quindi qui viene, se uno volesse approssimare, viene 2, cos'era, 2,7, no 2,4, sì, 2,41 metri, e qui veniva radice di 3 meno radice di 2, metri. Quindi la lunghezza del vettore S è la radice quadrata della componente x di S alla seconda più la componente y di S alla seconda. Quindi nel nostro caso 2,41 metri al quadrato più 0,317 metri al quadrato, che dà un totale di, se non ricordo male, fatemi fare il calcolo, 2,41 alla seconda più punto, veniva 2,43 metri. Ci sono domande? Non era scritto nel testo, ma si poteva anche calcolare l'orientazione del vettore somma. Quindi, dal punto di vista del grafico, il vettore somma veniva, fatemelo scrivere, disegnare qua sotto. Allora, la componente x, qui c'è x, qui c'è y, la componente è 2,4, questo è 1, 2, 3, 2,4 è circa qui. La y 0,317, quindi qui c'è 1, qui c'è 2, componente y era qui, quindi il vettore somma era questo. Scusate, fatemi diventare in verde, eccolo qui, questo vettore somma.
l'angolo che il vettore somma forma con l'asse delle x, chiamiamolo, che ne so, gamma, era tale che gamma vale la tangente inversa della componente y di s diviso la componente x. E quindi veniva tangente inversa di 2, quant'era? 2,41, no, 0,32 diviso 2,41 e veniva circa 7 gradi e mezzo. Anche se questo non era richiesto, insomma, per completezza lo facciamo lo stesso. Ok? Domande? Siamo al 5, andiamo al 6. Qui bastava rispondere, è una domanda multipla. La forza è una grandezza fisica che si misura col dinamometro. La risposta corretta è la B. Ok? Con la bilancia si misurano le tali masse e il cronometro i tempi. Qual è l'unità di misura della forza? È il newton. E quindi la risposta corretta era la B. Il chilogrammo misura la massa, non la forza. Il chilogrammo per metro misura in realtà un'energia, ma le vedremo più avanti. Neanche una massa per una lunghezza non ha nessuna di quelle misure che abbiamo visto fino adesso. Il chilogrammo diviso metro anche non è nessuna di quelle che abbiamo visto, non densità lineare di massa. Vabbè. Siamo all'8, fatemelo copiare, lo facciamo sotto. Ok, qui c'è l'8, lo ingrandisco un po'. Qui c'è una molla ha una costante elastica che vale 230 newton per metro. Se la comprimi con una forza di 26,2 newton, di quanto si accorcia la molla? Allora, la forza, questa è la legge di Hooke che dà la forza elastica, vale, intensità della forza, vale k volte l'allungamento o l'accorciamento della molla. Quindi, la variazione di lunghezza della molla è la forza diviso la costante elastica k. Quindi, 26,2 newton fratto 230 newton fratto metro. Qui, come vedete, i newton si semplificano, rimangono metri. E la risposta era circa 0,114 metri, quindi 11,4 centimetri. Qui vi faccio notare che è forza diviso costante elastica, non l'inverso. Perché? Perché se divido la forza newton diviso newton fratto metri, cosa ottengo? Newton fratto metri è come dire newton per l'inverso del denominatore, metri diviso newton. I due si semplificano, rimangono metri. E questo è corretto. Se faccio l'inverso invece non ottengo metri. Questo è un modo per accorgermi se uso la formula sbagliata o no. Ok? La risposta era 11,4 centimetri o, se preferite, 0,114 metri. Siamo all'esercizio 9. Fermatemi se ci sono domande, mi raccomando. Copiamo anche questo. Allora, eccolo qui, ingrandisco un poco. Allora, questo era il 9. Dice, un mattone si trova su un piano inclinato di 30 gradi. Quindi questo è il nostro piano, c'è l'orizzonte, c'è l'angolo alfa di 30 gradi. Qui c'è il nostro mattone. La massa del mattone M è di 1,5 kg. Quindi il suo peso, P, vale M per G, quindi 1,5 kg,
per 9,81 newton fratto chilogrammo. Quindi veniva 14,715 newton. Il peso si misura sempre in newton, non in chilogrammi. Poi, quali sono le componenti del peso parallele al piano inclinato e qual è la componente del peso perpendicolare al piano inclinato? Qui il peso, fatemelo disegnare in verde, è verticale e può essere scomposto in due parti, una parallela al piano inclinato e una perpendicolare al piano inclinato, in modo tale che la loro somma fa π, cioè le due componenti, peso perpendicolare più la parte parallela al peso, deve dare il totale del peso. Questo significa scomporre un vettore. Scomporre il peso significa individuare due vettori la cui somma sia il vettore di partenza. Li scomponiamo secondo due direzioni utili, una lungo il piano e una perpendicolare al piano. Come facciamo questo? Beh, abbiamo già visto a suo tempo che le due componenti sono quella parallela al piano inclinato è il peso per il seno dell'inclinazione del piano. Quella perpendicolare è il peso per il coseno dell'inclinazione del piano. Quindi P parallelo sarà 14,715 newton per il seno di 30 gradi, e quindi viene la metà, quindi 7,3 575 newton, questa è una virgola, mentre P perpendicolare è 14,715 newton per il coseno di 30 gradi e quindi viene 12,743 newton. Attenzione, qualcuno di voi ha invertito i due, ha calcolato P parallelo come fosse perpendicolare e viceversa. Questo, ahimè, non è lecito. Domande? Mettere per calcolare il vettore, non l'intensità della forza. No, Ah, ok. sì, io Se io se... scrivo così, Sì, esatto. fatemi recuperare, ecco, No. 14,715 newton. Questo, ahimè, non è corretto. Perché? Perché questo è il vettore completo, questa è solo l'intensità, questo è il modulo di P. Se do il vettore, significa che devo dare intensità, direzione e verso. Quindi, se voglio scrivere P, lasciatemi lo scrivo in rosso, il vettore P vale, se siamo ad esempio in un piano cartesiano, e ho l'asse delle y verticale e quello delle x orizzontale, allora il vettore P è in x è 0, in y è meno 14,715 newton, perché punta verso il basso. Vedete che questo e questo sono due cose diverse, qui devo dare le componenti, ok? Oppure se preferisci è 0 lungo x è meno 14,715 newton nella componente y. In questa scrittura includo direzione e verso oltre che l'intensità, in questa invece scrivo solo l'intensità. Quindi qui devo scrivere non P con la freccia sopra, ma o con le due barre o senza freccia. Allora sì, posso dire 14,715 newton. Questa è corretta, ma questa no. Non è un grosso errore, però è una discreta imprecisione, ahimè. D'accordo? Cosa restava? Il 10, mi pare, giusto? Era l'ultimo esercizio. Fatemelo recuperare. Eccolo qui. Che questo si trattava di applicare direttamente la formula dell'attrito. Qui abbiamo, eccolo qua, una cassa
pesa 1300 newton, questo è già il suo peso, questo è già m per g, ed è appoggiata al pavimento. Se provi a spingerla, vedi che la forza minima con cui la spingi è di 200 newton. Se superi 200 newton si muove, se no no. Qual è il valore del coefficiente d'attrito statico? Statico perché? Perché la cassa parte da ferma. Quindi abbiamo il pavimento, che è questo. Qui c'è la cassa. C'è il suo peso, 1300 newton. C'è la forza con cui cerco di spingerla, F. E c'è la forza d'attrito, d'attrito statico, fatemi disegnare in blu, che si oppone al moto. Ok? Quindi spingo, riesco a muovere la cassa solo se la forza F è superiore alla forza minima, che vale il coefficiente d'attrito statico per il peso della cassa stessa, visto che il peso è tutto perpendicolare alla superficie. Quindi questa forza misura 200 newton, qui ho 1300 newton, quindi il coefficiente d'attrito statico ms vale fs fratto p, cioè 200 newton fratto 1300 newton stessi. 2 newton si semplificano, vanno via. Il coefficiente d'attrito è una grandezza fisica senza unità di misura, non ha unità di misura, numero puro, e mi viene 0, cos'era? 1,5 circa. 1,54. Fatemi rifare il calcolo. 200 diviso 1300, sì, 0,5138, 1,54. È un errore scrivere newton dopo questo numero. Qui newton non ci sono perché vanno via, si semplificano. Le unità di misura in fisica si comportano come la parte letterale dei monomi in algebra. Se ho in algebra ho, ne so, 2x fratto 3x, questo non posso dire che è 2 terzi x, perché questa x non c'è più, perché si semplifica, basta che non sia 0 ovviamente. Okay? Quindi newton diviso newton fa niente, perché newton va via. Mettere qui l'unità di misura è un errore. Ok? Perché? Perché? Perché il coefficiente d'attrito è un rapporto tra grandezze omogenee. Quando faccio una divisione tra grandezze dello stesso tipo, distanza diviso distanza, forza diviso forza, tempo diviso tempo, le unità di misura si semplificano, vanno via. Quindi ottengo qualcosa di adimensionale, si dice. Ok? Ci sono domande? In quel caso ci fermiamo qui.